Ragazzuoli, ciao a tutti. La cosa bella del calciomercato è che fondamentalmente è ciclico e quindi puntualmente ad ogni sessione di mercato, in particolar modo quell'estiva dove di solito avvengono i colpi più importanti, bene o male escono quasi sempre le stesse voci, no? Sia in entrata che in uscita. Prima, io come sempre vi invito a scaricare OneFootball per ricevere notifiche sul mondo del calcio, sulla Juventus e per rimanere aggiornati su quello che sarà il mercato della Juventus, perché da quello che riportano alcuni giornali, alcuni articoli puntualmente dopo l'uscita dalla Champions League nella partita di venerdì scorso contro il Lione, insomma, è normale che alcuni giocatori siano in partenza. Ovviamente il primo nome è quello di Cristiano Ronaldo. Ogni tanto esce la notizia, anche durante la stagione, però ogni 2x3 è giusto sapere che qualche mese dopo Cristiano Ronaldo se ne andrà via dalla Juventus. E il secondo nome, diciamo più blasonato, che è uscito soprattutto negli ultimi giorni, è quello di Paulino Dybala. Al momento, per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, si parla di Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda Paulino Dybala, di Real Madrid. E va bene così. Come un pochino ogni sessione di calciomercato. È vero che l'anno scorso effettivamente Dybala è stato molte volte vicino all'addio, anzi, forse moltissime, tra Manchester United, tra Tottenham, tra PSG. Insomma, l'anno scorso era un certo partente praticamente, solo che bene o male conoscevamo un pochino più le dinamiche, sapevamo quello che era anche il pensiero della dirigenza nei confronti di Paulo Dybala. Quest'anno mi sembra un pochino più difficile, onestamente, dopo la stagione che ha fatto, dopo che si è preso la Juventus sulle sue spalle, dopo che ha dimostrato di tenere realmente alla Juventus, ma questo l'aveva dimostrato anche la scorsa stagione, dove in pratica si era impuntato e aveva detto no. Io da qui non me ne vado. E poi ha fatto una stagione come quella che ha fatto. Se dopo tutta questa premessa, tutto questo preambolo, alla fine della fiera va al Real Madrid, poi magari non lo so, facendo delle ipotesi, se ti dovesse arrivare un'offerta importante, concreta, magari la Juventus potrebbe prenderla anche in considerazione. Però allo stesso tempo non penso che Dybala sia, no, da dire vabbè, va bene. Vado al Real Madrid, fa lo stesso. Questo onestamente mi puzza un pochettino, però alla fine ormai siamo abituati anche a queste voci di calciomercato, quindi le accettiamo e andiamo avanti. Per quanto riguarda invece Cristiano Ronaldo, ovviamente il discorso può essere un pochettino più ampio, no? Perché senza ombra di dubbio, sai, lui fa 2 stagioni alla Juventus, va bene, vince 2 scudetti, però in Champions League, nella sua terra promessa, esce il primo anno ai quarti di finale contro l'Ajax e il secondo anno agli ottavi di finale contro il Lione. Quindi, nel senso, io posso capire che magari in questo momento Ronaldo non stia vivendo un momento felicissimo a tema calcistico, ovviamente, e quindi magari può prendere in considerazione anche tutte le ipotesi, considerando pur sempre che si parla di un ragazzo che l'anno prossimo, nonostante abbia un'età biologica di 25-20, cioè l'anno prossimo ne ha 36, cioè comunque per quanto continui ad essere un fenomeno assoluto, è anche giusto che pure lui inizi a guardare un attimino anche a quella che è la sua età anagrafica. E se magari reputa la Juventus una squadra non adatta dove finire la carriera perché magari vuole andare altrove per provare a vincere un'altra Champions League, cosa ci vuoi fare? È Cristiano Ronaldo, lo puoi capire, è strano, è particolare, anche sempre alla ricerca di nuove sfide, quindi non sai mai realmente che cosa aspettarti. Poi anche lì è ovvio, anche prima della partita con il Lione si parlava di un malcontento di Cristiano Ronaldo, figuriamoci dopo. Quindi ovviamente anche questa notizia qui va presa assolutamente con le pinze. Poi che cosa accadrà? Ovviamente questo non si può sapere. Il mercato, nonostante che questo qui sarà un mercato particolarmente corto, continua ad essere comunque imprevedibile, quindi non sai mai realmente che cosa aspettarti e non sai neanche realmente quelle che sono le decisioni e le volontà delle squadre piuttosto che dei giocatori. Quindi assolutamente non sono qui a dire che Cristiano Ronaldo e Paulino Dybala rimarranno al 100% alla Juventus, perché poi ci sono anche tante altre dinamiche a noi non note che non ci permettono di avere un quadro della situazione reale, concreto e preciso. Vi dico solamente però,
di calmarvi, più che altro perché dai, alla fine nel corso degli anni ci siamo fatti anche un'esperienza da questo punto di vista. Anche l'anno scorso Ronaldo doveva andare via, Dybala doveva andare via realmente, però non è andato via. Quindi dopo che lui ha dimostrato di essere un leader della Juventus, dopo che quantomeno mi auguro la Juventus abbia capito di avere un gioiello assoluto che tiene a lei all'interno della rosa, non penso se ne vada a privare così con uno schiocco di dita. Poi ragazzuoli, non lo so, io vi dico la mia, io sono calmo, sono tranquillo, sono sereno al momento. Poi magari tra un mese sono qui che piango assieme a voi, però ecco, se iniziamo a disperarci subito non riusciamo più, perché sto giro finisce a inizio ottobre il calciomercato, e è anche da dire che finisce settembre come gli altri anni, finisce a inizio ottobre. Bene o male, tra lockdown ed altro è da marzo che si parla di calciomercato. Noi ne usciremo tra i matti, probabilmente io sarò il primo, sarò in pole, quindi è per questo che dico vabbè, lasciamo fare le cose al caso, poi eventualmente valutiamo. Detto ciò, noi ci vediamo domani, io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve! Yeah.